Buongiorno a tutti ragazzi, sono Luigi Onoraco se preferite, benvenuti alla penultima classifica. Ormai siamo in dirittura d'arrivo, è stata una settimana piena di top dei vari PG come vi avevo promesso successivamente a Ciampa, quindi dovrei aver registrato, portato circa 2 video al giorno, sto registrando tutti i video di seguito. Per questo vedete la stessa maglietta se ve lo stavate chiedendo nei giorni scorsi. Comunque, eccoci arrivati alla nuova classifica. Naturalmente parliamo della classifica dei 10 migliori PG free to play del gioco, ovvero quei PG che quando escono dovete farmarvi e maxarvi per forza. Oppure, nel caso di Baba Shop, dovete o dovevate farmarvi gli smeraldi così, schioccando le dita. Iniziamo. Decimo posto. Alla decima posizione, unica coppia presente in questa classifica, ovvero Baby Goten fisico e Bulma forza. Bulma l'abbiamo già vista all'interno della top dei migliori PGSSR, dei migliori PGSR. La prendeva una posizione leggermente migliore, ovvero l'ottava. Qua si accontenta di una decima e le motivazioni sono le stesse, ovvero un ottimo più 3 key da dare a tutti i PG forza, che attualmente per alcuni sono ancora i migliori PG da torneo. Mentre il baby è più 3 key ai PG fisici, che invece sono i migliori PG da torneo, in quanto Xenotranks è il miglior PG da torneo attualmente nel Jap. Questo comporta che entrambi meritavano una posizione, seppur bassa, all'interno di questa top 10. Nona posizione, Goku Kid Tech del 30° anniversario. Non è da farmare se a 10, questo ve lo dico subito. Non serve. PG che merita questa posizione grazie al semplice fatto che aumenta di 3.000 l'attacco di tutti. È davvero una passiva bella bella forte che permette che si attacca per primo pompare tutti quanti. E 3.000 è tanto, 3.000 in alcuni casi è anche il 50, il 40%. Naturalmente purtroppo parliamo anche di una condizione abbastanza spiacevole, attaccare per primo non sempre è il meglio. Ergo, si è purtroppo beccato una posizione abbastanza bassa. Rimane comunque un PG totalmente utilizzabile, che nei 25 stamina AGL fa le porcate. Siamo sinceri, fa le porcate. Ottava posizione. E qua iniziamo a divertirci abbastanza. In ottava posizione abbiamo ancora Goku. Ve lo dico, la classifica dei free to play stranamente è piena di Goku, quasi tutti i kit. Ve lo dico tu subito, sono quasi tutti Goku Kid, sono davvero pochi Goku adulti. In ottava posizione abbiamo Goku Kid GT Super Saiyan Tech. È un mini cell, è un mini cell tech, rende inutile pullare nelle bacce in cui c'è cell tech. Cosa potete voler di più della vita che pensare a una Turing meno? Grandissimo PG capace di fare milioni di danni con la Nuker Tech, quindi con il suo caro Goku Super Saiyan Go Super Saiyan. Nonostante detesti le nuke e tutto quanto, merita la sua posizione, così come la meritarono Goku Super Saiyan 3 Kid e Baby Vegeta. PG che anche senza è capace di far danni non da poco, tenuto SSR non portato a UR, ottimo nei 25 stamina. Quindi dateci un occhio, se ancora non l'avete farmato, sperate torni presto l'evento GT1. Secondo me, appena uscirà il prossimo evento GT torneranno tutti, anche se la vedo dura perché il Baba Shop è fatto in modo da tenere soltanto due eventi alla volta, però potrebbe molto probabilmente tornare il GT1. Quindi, se per caso ancora non l'avete, aspettate con ansia e farmatelo. Settima posizione, ancora Goku Kid. In settima posizione, ragazzi, abbiamo il Goku Kid AGL SSR nuovo, ovvero il PG ottenibile dall'ultima aggiunta della batch del DB Saga. È poco da dire, è grosso come PG. È un leader key più 2 gratuito, il che non è affatto male. Aumenta il suo attacco di un buon ammontare, parliamo se non sbaglio del 40%, e può trasformarsi in Ozaru. Uniteci il fatto che AGL, quindi Vegeta Go Go, e capite che non poteva non stare in questa classifica. Davvero un PG che può dire la sua, io l'ho cercato di pullare. Non ho dato il secondo hold piccolo sulla sedia, ma vabbè. Comunque davvero un gran PG che consiglio a tutti di cercare quando fate il pool della DB Saga. In sesta posizione. In sesta posizione abbiamo invece il nostro caro Jackie Ware SA15. PG
che non poteva non entrare in posizione in quanto, siamo sinceri, blocca la special, blocca la special. È un PG gratuito che blocca la special e fa sui 60-70 mila danni minimo. Come se non bastasse, un team tech gigantesco, mette il 25% attacco e difesa dei tech. È davvero una bestia travestita da nonnetto, travestito da altro nonnetto, perché alla fin fine è Muten con una barba, no, è un Muten con dei capelli incollati. Quindi è un travestimento di un travestimento. Comunque PG davvero buono. Sono stato sorpreso dalla quantità anormale di tech in questa classifica, ce ne sono tanti. Metà classifica di tech. Quindi si sono sprecati nei free to play tech, mentre potevano sprecarsi un po' più fo sui Forza, che c'è solo Bulma. Ma vabbè, comunque PG davvero consigliato. Quando esce su 5 stamina, farmatevelo. Può davvero dire la sua. Andiamo in quinta posizione, quindi parte alta della classifica. In quinta posizione PG appena uscito ma che entra davvero in maniera prepotente e cattiva, Kabba Super Saiyan. PG che oggi ho portato, quindi martedì ho portato a UR, subito appena preso, provato, supera con una facilità incresciosa i 100 mila danni. Fa danni che non pensavo riuscissi a fare. Lancia bombe come se non ci fosse un domani. È davvero un PG molto superiore a quanto credevo. Molto, molto superiore. È capace da solo, penso, di obliterare Goku Super Saiyan 3 facilmente con doppio Cell Tech Leader. Quindi tenetelo d'occhio, farmatevelo. Dovreste essere ancora in grado, quando uscirà questo video, di farmarvelo se non avete fatto SA10 obbligatoria. Non c'è se né ma. Se lo tenete SSR, ma per me può andare anche UR, dato il costo esiguo, fa implodere Piccone Vegeta. Fa implodere Piccone Vegeta. Quarto posto, e qua iniziano i dolori. Quarto posto, PG che non potrete più ottenere tra un po' di tempo, quindi affrettatevi. Parliamo di Goku Super Saiyan 2 fisico Baba. Poco da dire, Goku è grosso, si pompa il Ki, si pompa la TK. E fa danni oltre ad avere Radiant War ed essere fisico. Ha una leggera, leggera, leggera battaglia con l'altro Goku Super Saiyan 2 fisico e con i nuovi Goku Super Saiyan 2, primo fra tutti la versione Tour del Tech che uscirà a breve. Però se volete un DPS, andate su questo, cioè non c'è neanche da dirlo. Andate assolutamente su questo se volete un DPS. Non potreste chiedere niente di meglio. È un PG capace di sparare 100 mila danni ed è gratuito. Addirittura, se ne avevate una copia, potete portarlo facilmente SA2, dato che non ho capito perché è stato riaggiornato il Baba Shop tenendo lui dentro. PG da prendere, impegnatevi il 21-3 la via. Lo stage 21-3 la via per arrivare in fretta a 777. Avrò farmato tipo 2000 smeraldi dal 21-3, quindi potete farcela anche voi. E non servono quei team assurdi che servivano nel 17-4, nel 18-3. Quindi siete a posto. Entriamo nel podio con la terza posizione. Altro PG Baba che non è più disponibile. Ergo, molti di voi non potranno avere questo PG. Non si sa se tornerà. Se tornerà, non si sa quando tornerà, però si merita questa posizione. Parliamo di Gohan Baba Int Super Saiyan 2. Che posso dirvi? È tra i migliori PG Int del gioco. Non l'ho inserito nella classifica della top 5 degli Int. Semplicemente perché ne esistono di migliori, però se andiamo a parlare unicamente di Super Saiyan, è il migliore del gioco. Int, capace di fare danni assurdi una volta che scende sotto gli 80% degli HP, ha Radiant War, ha Golden Warrior, ha tutto quello che può servire per vincere. È capace di farvi cambiare il team Int che magari era penoso. Meglio di lui, come che prende lo stesso posto, può essere Goku Int, ma Goku Int, Goku God Int, ma richiede di non mettere Goku God Forza, che di certo è migliore. Quindi un attimino stateci attenti. Si merita la sua posizione nel podio, grandissimo PG che vale la pena tenere, vale la pena potenziare pian piano con gli altri Gohan Super Saiyan 2 che magari trovate doppioni. Tenetelo d'occhio perché può davvero dire la sua. E in seconda posizione, beh, in seconda posizione, ragazzi, c'erano pochi PG che poteva meritarla, e questo di sicuro è uno di quelli. Parliamo
Parlo naturalmente di Taupai SSR, forza obbligatoria SA15. Spara special da 80.000 e può arrivare ai 100.000 se gli parte la passiva di attacco più 70% che parte una volta su 3. Lancia la special con 9 ki e forza quindi a tutti i supporti del mondo. Stanna. È una macchina, quindi tecnicamente prepara anche il caffè. Cosa gli manca? Non è una donna. Ecco, Zandig gli manca quello. No, a parte gli scherzi, davvero PG enorme. Sono felice di averlo SA15. Contro Goku LR cambia da solo le partite perché se vi entra il suo stun, quasi impossibile che perdiate, sapete giocare. Un turno di stun a Goku LR basta farvi vincere la partita, a darvi quel vantaggio che vi dà la sicurezza di vincere. Quindi tenetelo molto a mente. Se siete del Global, appena esce, subito le medaglie, subito, senza neanche pensarci, perché ne vale davvero la pena. E in prima posizione, vabbè ragazzi, in prima posizione, sembrerò banale, ma Goku LR è un PG free to play, fa danni esagerati, ha la leader skill di Gogeta. Cos'altro possiamo volere, sinceramente? Fa di tutto, è difficile da farmare, è assurdo a portare SA20, ma assurdo nel senso cattivo del termine, è davvero esagerato. Però è uno di quei PG che ci sta. Merita di essere il miglior PG free to play, merita la difficoltà del farming, dato quello che è in grado di fare, e tutti voi pian pianino lo avrete. Non è un PG fuori dalla portata di della maggior parte, tutti sono in grado di averlo, bisogna solo avere tempo e dedizione. Vince quindi questa classifica a mani basse, proprio neanche attaccato. Tra lui e Taupai c'è una voragine. Seppur Taupai è più utile come supporter, Goku è più utile in tutto il resto. Quindi tenetelo d'occhio, cercate di portarlo a SA20. Io sono indietro come non so cosa, 286 medaglie di un tipo, 15 dell'altro, e Goku SA1, ma io posso permettermi di andare molto con calma, senza fretta. Detto questo, qua finisce la classifica. Voi cosa ne pensate? Ci sono altri free to play che avreste messo? Cosa pensate del fatto che i Forza, che tecnicamente ora sono il secondo tipo più forte del gioco, abbiano soltanto Bulma come PG? Vorreste un Forza free to play decente? Fatemi sapere nei commenti qua sotto. E domani, finalmente, che scommetto che me l'avrete chiesto in tantissimi in questa settimana, classifica dei migliori 10 PG del gioco ad oggi, quindi fine luglio 2016. A domani con la classifica più attesa.